Signore e signori, quest'oggi è il 15 marzo. Sapete cosa significa? Conoscete l'importanza di questa data? No? Lasciate che vi rinfreschi la memoria. Che succede il 15 marzo? Potrebbe essere la festa degli scoiattoli. No! Tutti sanno che il 15 marzo è il giorno in cui il signor Crocker è più cattivo. Tutti sanno che il 15 marzo è il giorno in cui il professor Crocker diventa più cattivo. E quale giorno migliore dell'anno, se non questo, per parlarvi dell'assurdo declino avuto da questo personaggio? E no, non mi riferisco solamente al suo passaggio da bravo ragazzo, amato dall'intera città, al professore pazzo e ossessionato dalle fate che tutti conosciamo. In questo video andremo ben oltre. Ciò che faremo, infatti, sarà analizzare la tragica flanderizzazione avuta dal psicopatico professor Crocker nel corso della serie. Passato da uno dei migliori personaggi in assoluto di Due Fantagenitori a una inutile, orripilante e soprattutto vuota caricatura di se stesso. A qualcuno avanza una banana? Ho mangiato la mia. Ho bisogno di potassio, altrimenti mi vengono i crampi ai glutei. Chloe mi ha beccato mentre non starnutivo dentro il mio gomito. Cosa c'è di male a starnutire nel gomito di un altro? Si chiama condivisione. Sono molto cattivo e anche divertente. È tornato su. Ah. Giusto. Probabilmente avrete già notato qualcosa di strano nel doppiaggio. Questo perché ho deciso di utilizzare la nuova, incredibile versione di Due Fantagenitori, ridoppiata, per mancanza di diritti o qualcosa del genere. Perché ho deciso di farlo? Beh, ovviamente per darvi un ulteriore senso di disgusto nei confronti di questa serie. Non fraintendetemi. Pure io ho amato questo cartone da ragazzo, ma è innegabile che, ormai, ad oggi, sia diventato solo un'ombra sbiadita di ciò che era un tempo. Ma non voglio prolungarmi troppo con questo discorso. Penso di averne già parlato a sufficienza. Detto questo, non mi resta che augurarvi, come sempre, buona visione. Innanzitutto, prima di esplorare il tragico declino avuto da Denzel Crocker durante il corso della serie, come sempre, un po' di contesto. Nelle prime stagioni della serie, il professor Crocker non è semplicemente un antagonista psicopatico ossessionato dalle fate, ma è anche un personaggio molto complesso, la cui esistenza riflette temi oscuri e profondi. Presentato come un insegnante estremamente estroverso, pessimista e negativo, Crocker si distingue per la sua folle esasperazione e soprattutto per essere mentalmente disturbato. Ha un metodo di insegnamento completamente diseducativo, il quale consiste unicamente nel disprezzare il lavoro dei propri alunni, distribuendo costantemente F a non finire, traendo quasi piacere nella loro disperazione. Comunque, migliore di tanti professori che ho avuto io, ma lasciamo perdere. Grazie alle sue peculiari caratteristiche fisiche, come la grave postura ingoblinita, le orecchie posizionate insolitamente sul collo e i denti messi peggio di quelli di un anziano fumatore cronico, Crocker viene percepito come repulsivo secondo gli standard convenzionali. Tuttavia, curiosamente, il padre di Timmy Turner lo descrive come stupendo. Vabbè, contento lui. Quegli occhi, quei capelli, quel fisico. Oh, accidenti, è peggio di quanto immaginassi. È decisamente un bell'uomo. Purtroppo, la sua vita personale non è meno tragicomica. Vive ancora con sua madre in una casa decrepita, circondato da un ambiente che riflette perfettamente il suo stato interiore. La sua stanza è un santuario dedicato alla sua ossessione, piena di fotografie di bacchette magiche, ritagli di giornali e immagini di fate, simboli della sua incessante ricerca per dimostrare l'esistenza dei fantagenitori. Ma almeno una foto di una cosplayer potevi mettertela. Scusami, eh. Questa ossessione è talmente profonda che ogni menzione dei fantagenitori lo fa contorcere come se fosse colto da una vera e propria crisi epilettica. Un'esagerazione che sottolinea la sua instabilità emotiva e mentale. Happy Jay, MF! Ora mi iscrivo alla maratona, ma prima fantagenitori! 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 Io so che un ragazzino deve aver espresso il desiderio di entrare in internet con l'aiuto dei suoi fantagenitori! La figura di Crocker, con il suo mix di caratteristiche negative e comiche, rappresenta non solo l'antagonista tipico di molte storie per bambini, ma anche un esempio di come l'ossessione e la negatività possano piano piano consumare interamente un individuo. Ma non è sempre stato così.
Crocker. Infatti, un tempo era un bambino amabile e felice, molto distante dal Crocker che conosciamo oggi. Viveva in circostanze molto simili a quelle del giovane Timmy Turner, cresciuto da una madre single, senza una figura paterna, e affidato alle cure di un babysitter autoritario di nome Rick. E, curiosamente, esattamente come Timmy, pure lui aveva dei padrini magici. E questi erano niente meno che i mitici Cosmo e Wanda. Che incredibile colpo di scena, vero? Ma, a differenza di Timmy, che tende a passare inosservato e ad esprimere per lo più desideri egoistici, Crocker era ammirato per le sue buone azioni e per la sua capacità di portare sorrisi tra la gente, a tal punto che il sindaco della città decise di realizzare un evento speciale in suo onore, che si sarebbe tenuto esattamente il 15 marzo di quell'anno, un giorno che avrebbe completamente stravolto la vita del giovane Denzel. Ma, come potrete ben immaginare, non in positivo. Durante questo evento, Crocker fu chiamato sul palco per essere premiato appunto per la sua generosità e il suo spirito altruista. Tuttavia, un'imprevista catena di eventi scatenò il caos più totale. Se non stai attento, tutti oggi verranno a conoscenza del tuo segreto! Tutti sapranno che hai dei forza genitori! Brr, che cosa? Ma è assurdo! Se così fosse avrei questa forma! Sono un forza genitore! L'esistenza di Cosmo e Wanda, purtroppo, venne rivelata a tutti i cittadini di Dimmesdale e, secondo le regole del mondo fatato, questo significava che Crocker avrebbe dovuto per sempre dimenticarsi dei suoi padrini magici. E questo lo trasformò in un bambino mostruoso e deforme. Così, senza alcuna ragione! Forse come punizione? Non ne ho idea. In ogni caso, non se lo meritava. Come avete potuto vedere, la causa di tutti i problemi di Crocker è ed è sempre stata, fin dall'alba dei tempi, il protagonista della serie, ovvero Timmy Turner. Se non avesse deciso di tornare indietro nel tempo, creando un paradosso temporale, Crocker non avrebbe mai dovuto abbandonare le proprie fate. E se così fosse stato, non sarebbe diventato il professore psicopatico che conosciamo oggi. Maledetto Timmy Turner! Tutto questo, infatti, ci viene confermato nell'episodio Il mondo senza Timmy Turner, che personalmente considero uno dei migliori dell'intera serie, nel quale Timmy esprime il desiderio di non essere mai nato. Attraverso questa premessa, viene data l'opportunità di osservare l'impatto della sua assenza nella vita degli abitanti di Dimmesdale. E Crocker, appunto, in questa nuova linea temporale, è un professore di alto livello all'Università di Harvard, rispettato e di bell'aspetto, senza alcuna ossessione per le fatte. E questo è ciò che gli studiosi definiscono esistenzialismo! Sì! Sì! È il migliore professore! Capite, signori? Timmy Turner è la causa principale delle sventure di Crocker. Se non fosse mai esistito, non solo lui avrebbe avuto una vita migliore, bensì tutti gli abitanti di Dimmesdale. Perfino i denti storti di Chester e la pelata di AJ sono causa di Timmy Turner. Mi fai schifo. Ma, nonostante tutto, Crocker è stato fin da subito uno dei migliori personaggi della serie, capace di catturare l'interesse e il cuore degli spettatori. La sua tragica storia di fondo e la sua incessante ricerca delle fate lo hanno reso non solo un degno villain, ma anche un personaggio con cui molti possono empatizzare a livelli inaspettati. Ma, purtroppo, tutte le cose belle, prima o poi, devono finire. Con il passare delle stagioni, la serie ha optato per una rappresentazione più semplificata di Crocker, portandola a diventare progressivamente una figura caricaturale di se stesso. La sua ossessione per le fate, che una volta era un aspetto tragicomico, ma comunque comprensibile del suo personaggio, si è trasformata in un tratto quasi unico che definisce la sua intera esistenza. La cosiddetta flanderizzazione ha ridotto Crocker a un mero scherzo ricorrente, un personaggio che appare quasi esclusivamente per esagerare la propria fissazione per le fate, senza mostrare quasi nessuna delle sfumature o della crescita che avevano caratterizzato le sue apparizioni iniziali. Un tentativo fallito di catturare le fate, seguito da una ridicola e umiliante sconfitta. Inoltre, hanno completamente stravolto la storia di come ha perso i propri padrini magici, passato da un ragazzo appassionato, adorabile e coraggioso, che voleva aiutare gli altri, ad un irrispettoso egoista, esattamente come Timmy Turner. Se non addirittura peggio. Questo cambio di narrazione non ha semplicemente
solamente deluso i fan di lunga data, ma anche limitato le possibilità di creare nuove storie. Ormai, Crocker non era più il personaggio complesso e sfaccettato che una volta attirava gli spettatori con la sua tragica backstories e la sua ossessiva ma comprensibile ricerca delle fate, ma semplicemente una ridicola macchietta comica, al pari del papà di Timmy Turner o anche di Cosmo. Altri personaggi trattati praticamente come se fossero la del creatore, usati a suo puro piacimento, senza un briciolo d'amore. Timmy, c'è un mostro lì in cucina, ci serve un cane per liberarcene. Tu vai a prenderne uno e io mi tuffo nelle puntine da disegno rubate in ufficio. Oh, a volte mi stupisco io stesso delle mie stupide scelte. Ci sarebbero un'infinità di episodi da poter menzionare per descrivervi al meglio questo declino, forse fin troppi, ma quello che a parer mio incarna perfettamente questo drammatico cambiamento è Crocker l'Incredulo, appartenente alla settima stagione. E fidatevi, questo non è per niente il peggiore episodio della serie, ce ne sono molti di ancora più brutti e la cosa è veramente preoccupante, ma questo, a parer mio, è quello che incarna perfettamente il declino, non solo di Crocker, bensì dell'intero cartone animato. Per cui, cosa stiamo aspettando? Iniziamo! In questo episodio, il professor Crocker, disperato a causa della sua ossessione per le fate, decide di rivolgersi ad una psichiatra. Quest'ultima, durante una seduta, nel tentativo di curarlo, decide di ipnotizzarlo mediante un ciondolo. E, sorprendentemente, l'ipnosi sembra avere effetti immediati e radicali. Le sue orecchie ritornano alla posizione normale sulla testa. La curvatura della schiena di Crocker si raddrizza all'istante e, più significativo di tutto, esclama di non credere più all'esistenza delle fate, diventando praticamente una versione di Peter Parker impossessato da Venom nel film Spider-Man 3, convintissimo e strapieno di figa ai suoi piedi. Tutto qua. Nessuno ha mai pensato di portare questo povero uomo da uno psichiatra. In ogni caso, incredibilmente Crocker ha perso effettivamente la sua ossessione per le fate. E oserei dire, finalmente, il finale felice che tanto meritava è arrivato. Ma aspettate prima di cantare vittoria. Non siamo ancora arrivati al punto. Improvvisamente, nel mondo delle fate, si verifica un blackout totale. La grande bacchetta, pilastro di tutto il potere magico del fantamondo, sta iniziando a spegnersi. Jürgen Van Strengo, senza esitazione, si reca immediatamente nella casa di Timmy, dato che non sarebbe la prima volta che quest'ultimo rischia di causare un disastro nel mondo delle fate. Un'ipotesi del tutto plausibile. Ma presto si scopre che l'origine del problema non è da attribuire alle azioni di Timmy. Incredibilmente, e non sto scherzando, si rivela che la crisi attuale nel fantamondo è il risultato diretto della perdita di fede di Crocker nell'esistenza delle fate. Una cosa assolutamente priva di senso! Con questo episodio mi state dicendo che Crocker è la fonte di tutta la magia? Ma quindi è unicamente grazie a Crocker che esistono i fantagenitori? Continuo sempre di più a chiedermi cosa sia cambiato nella testa del creatore Butch Hartman. Inizio veramente a pensare che il reale Butch Hartman sia ormai morto da tempo e sostituito da un clone, o più probabilmente da un robot senza sentimenti. Non trovo altre spiegazioni. Inoltre, in questo stesso episodio, veniamo anche a conoscenza che il Fantamondo risiede sopra ad un pianeta a forma di secchio ripieno di acido e che Jürgen Van Strengel ha deciso di posizionarlo lì perché l'affitto è economico. Un'altra citazione a Spider-Man? L'affitto! Ma che senso ha l'affitto in un mondo magico? Ma tralasciamo questo punto, perché non vi ho ancora detto come finisce l'episodio. Ovviamente, Timmy deve trovare un modo per salvare il fantamondo. E, da bravo egoista che è, se ne frega completamente che Crocker ora ha una vita felice. E fa di tutto per fargli tornare l'ossessione delle fate. Timmy, lasciatelo dire, fai veramente schifo. E come farà mai per farlo? Che domande sono? Inizialmente, tentando di farlo impazzire, lo rapisce e lo porta con la forza nel mondo fatato. E, dato che questo non basta, tramite uno strano trucco psicologico, gli dice di essere il miglior professore del mondo, annullando completamente gli effetti dell'ipnosi. Ma che cazzo ho appena visto? Rendendo i precedenti round del tutto inutili. Bravo!
E pensate, questa è appena la settima stagione. Nelle ultime due, la nona e la decima, le cose diventano ancora più assurde. La sua intelligenza è stata ridotta praticamente pari a zero. Usato non più come l'antagonista principale, ma quasi unicamente come squallida fonte di ridicole e umilianti gag. In molti episodi sembra perfino diventare amico di Timmy Turner. Un'altra cosa completamente priva di senso. Nell'ultima stagione viene perfino inserito nel cast della serie il figliastro di Denzel Crocker, ovvero Kevin. E mi chiedo come possa essere possibile che sia identico a lui, anche se non hanno un minimo legame di sangue. E vi ricordo che Crocker non è nato con questo aspetto, ma è diventato così dopo aver svelato l'esistenza dei fantagenitori. E ora vi sto parlando di Crocker, ma potrei fare benissimo la stessa cosa per ogni personaggio della serie. L'episodio menzionato precedentemente non è altro che un piccolo tassello di un mosaico estremamente più ampio, che ha caratterizzato le ultime stagioni della serie. Una tendenza che, a mio avviso, ha compromesso l'integrità di molti personaggi, un tempo amati e complessi, trasformandoli in semplici e vuote caricature di loro stessi. E, cosa ancora più cinica, per spremere fino all'ultima goccia il potenziale commerciale della serie. È veramente doloroso da ammettere, ma della serie che una volta era un faro di creatività e un rifugio per l'immaginazione, ad oggi si è ridotta a un semplice e triste promemoria che ci ricorda che in un mondo dove il profitto regna sovrano, anche le storie più magiche, purtroppo, possono perdere il loro incanto. Detto questo, signori, siamo giunti alla conclusione del video. Alla fine, ho creato un'intera trilogia di video dedicata al declino di questa iconica serie animata. Ma, chi lo sa, potrebbe ancora non essersi conclusa. Spero ovviamente che abbiate colto l'essenza di questo lungo viaggio retrospettivo. E non voglio che lo odiate. Ha significato fin troppo per la mia infanzia e per me stesso in generale. Ciò che odio è la noncuranza e il totale disinteresse nei confronti dei fan. Per questa ragione, noi, che siamo cresciuti con le prime stagioni di Due Fantagenitori, ci troviamo di fronte alla consapevolezza che è nostro ruolo di mantenere vivo il ricordo e l'amore per le emozioni che questa serie ci ha donato, ringraziando, nonostante tutto, per il privilegio di aver potuto vivere questi momenti magici.